Pietro, il focus di oggi ci riporta sul discorso dell'azionario italiano, capire quali possono essere gli spunti operativi più interessanti, quindi diciamo così, tre titoli da comprare, quello che leggiamo in sovrimpressione. Lascio a te naturalmente anche la condivisione e spiegare perché hai scelto evidentemente i titoli che presenterai. Ma dal punto di vista pratico, oggi l'operatore, ripeto, trader o investitore che sia, si trova di fronte a un grande dilemma. Sostanzialmente, ignorare tutto ciò che avviene per i prossimi n giorni, barra settimane, barra mesi, in quanto appunto il contesto attuale, secondo me, a una persona dotata di buon senso, in un'ottica di medio-lungo, evidentemente, non permette una costruzione di un portafoglio operativo. O viceversa, cercare di andare a selezionare quelle situazioni. Chiaramente la mia è una situazione squisitamente tecnico-grafica, questo è il mio modo di lavorare, dove il concetto di rischio barra rendimento, quindi la teorica opportunità, può essere evidentemente premiante. È quello che sto facendo in questi giorni, cioè ho abbandonato delle visioni di lungo e mi faccio evidentemente guidare solo da particolari grafici che presentano secondo me, delle possibilità di posizionamento caratterizzate da un delta favorevole. Delta favorevole per me vuol dire che se compro o se vendo, comprando rischio poco, quindi ho degli stop molto stretti, molto sostenibili perché gli stop vanno rispettati, e viceversa, qualora quell'intuizione avesse una buona consistenza, ho delle proiezioni di rendimento, fra virgolette, eclatanti. Stiamo ragionando nelle strutture che vi proporrò oggi di un rapporto rischio-rendimento 1 a 10, 1 a 8, quindi rischio 1 e se ho avuto ragione incasserò 8. Allorquando un trader barra operatore riuscisse a inanellare una sequenza di 5, 4 operazioni vincenti su 10 con questo rapporto rischio-rendimento, il saldo del suo conto tenderebbe inevitabilmente a salire, perché evidentemente gli stop loss, che sono inevitabili e non vanno mai ignorati né scansati, perché fanno parte, fra virgolette, del gioco, sarebbero abbondantemente compensati già da 2 o 3 addirittura operazioni vincenti. E questo è il modus con cui sto osservando i mercati in questi giorni. La prima operazione, vi faccio una piccola differenza fra ciò che ho già fatto e ciò che vorrei fare. Il primo grafico che osservate è Azimut, mi sembra abbastanza evidente la struttura portante di medio-lungo che sto osservando. I tre grafici che proporrò oggi hanno una dinamica di osservazione a barre settimanali, quindi sono davvero grafici di lungo. E la cosa che mi ha colpito molto ieri nella slavina di apertura dei mercati è che Azimut abbia evidentemente, come dire, violato momentaneamente questo supporto dinamico di lungo, che è un po' la struttura portante che contraddistingue il titolo dal 2020 in poi, da febbraio-marzo, quindi parliamo oramai di un pieno biennio operativo. È abbastanza evidente che questo supporto, nella lettura tradizionale dei mercati, non ha evidentemente grandi alternative. Allorquando dovesse essere violato, allora sì, parleremo di inversione di lungo termine del trend di Azimut, ma probabilmente delle principali blue chips italiane. Viceversa, fino a quando questo supporto non viene violato, come logica insegna, in un trend rialzista la debolezza va comprata. E ieri abbiamo avuto un esempio di grande debolezza, rientrata molto velocemente, come hai giustamente evidenziato in apertura del collegamento, quindi un falso breakout, se vogliamo definirlo in questo modo, e io ho puntato su questa caratteristica, quindi sul fatto che fosse una violazione emotiva più che strutturale, e ho comprato Azimut. Credo di aver fatto bene, perché in effetti sta salendo abbastanza bene dal momento in cui l'ho comprata, e vado ad enfatizzare quel concetto di rischio-rendimento. Evidentemente mi stopperò sotto il minimo di oggi, di ieri, perdonatemi, quindi ho questo box di stop. Viceversa, tenderò a raggiungere la fascia superiore resistenziale dei prezzi, e come vedete qui il rapporto rischio-rendimento è molto, ma molto favorevole, il che non vuol dire che sia infallibile questa operazione o che per forza andrà bene. Per ora viaggia nella direzione giusta. Stesso approccio logico e stesso ragionamento ho avuto su altri due titoli, su cui però purtroppo sono stato forse un po' troppo conservativo e non sono ancora intervenuto. Il primo è Ferrari. La logica di ingaggio la riconoscerete, è la stessa che ho appena citato su Azimut, anche su Ferrari, quotata Italia. Ieri abbiamo avuto un momento di difficoltà con una veloce violazione della struttura portante di lungo in essere anche in questo caso da marzo del 2020, quindi un ciclo biennale, se vogliamo parlare di una struttura temporale,
E anche in questo caso, come potete notare, dopo il falso breakout è seguito un reversal abbastanza interessante. Devo essere onesto, mi sono concentrato in apertura di giornata su Azimut e Ferrari non l'ho ancora inserita in portafoglio, ma fino a quando non dovessi avere delle logiche che mi portino a pensare evidentemente una non positività di questa struttura, tenterò di comprare Ferrari sulla debolezza, il che vuol dire che se dovesse esserci oggi una piccola fase correttiva, una fase di moderato indebolimento, direi assolutamente fisiologica, stante il sentiment dei mercati, ecco, io su quella debolezza, piuttosto che aver paura, proverò a comprare, piazzerò evidentemente lo stop sotto il minimo di ieri e poi cercherò quel famoso rischio rendimento molto favorevole. La terza potenziale, ovviamente queste valutazioni, per quanto mi riguarda, io sono molto attento a cercare di comprare nel momento giusto, sono purtroppo un po' troppo trader forse, e mi rifaccio al tema timing is all, quindi il timing per me è tutto, e sì, in questo momento ho la sensazione di non avere un timing adeguato per intervenire. In una view invece di portafoglio, quindi meno, come dire, legata evidentemente a delle logiche di timing, beh, appare ancora un prezzo su cui si può entrare, perché evidentemente la proiezione verso l'alto, addirittura area 2,20-2,21 di Ferrari, garantirebbe dei ritorni percentuali teorici molto interessanti. La terza preda, ma purtroppo sì, mi è scappata via, e qui con tutta la buona volontà faccio fatica a immaginare che mi faranno rientrare, è Stellantis. Stesso ragionamento, e non potrebbe essere diversamente, questa si chiama coerenza di analisi, anche in questo caso un falso breakout ieri della struttura portante da marzo 2022, come vedete oggi scappa via più 5,81%, temo e dubito che mi farà entrare in posizione, mi sa tanto che questa è una sorta di paper trading, cioè l'ho vista ma non riuscirò ad agganciarla, salvo, ma mi lascerebbe un attimino perplesso, che in giornata o nei giorni successivi tenda un po' ad ammorbidire questa fase ascendente e darmi l'occasione evidentemente di rientrare. Se su Ferrari ci sono ancora gli elementi per dire che il timing forse è ancora accettabile, forse su Fiat sono andati via, ma mi faceva piacere sottolineare l'equilibrio e, se vogliamo, la coerenza di queste tre strutture che ho individuato. Sì. Azimut è già in portafoglio, Race, Ferrari probabilmente ci entra, purtroppo temo che Stellantis sarà il rammarico dei prossimi giorni. Ah, ecco, Stellantis che peraltro ha presentato i conti e oggi insomma sta performando bene, invece tu però non dai molta fiducia al titolo insomma nei prossimi giorni? No, no, assolutamente do ampia fiducia al titolo, il problema di questa fiducia sì, è, almeno per quanto mi riguarda, il timing. Cioè, ah, ok, certo, l'ho capito bene, sì. Se vado a comprare oggi, Manuela, siccome il mio concetto di stop è di appunto stopparmi sotto il minimo realizzato ieri, dovessi entrare in posizione oggi, dovrei mettere in pancia uno stop su Stellantis del 10,40%. Il che vuol dire che se voglio ragionare almeno con un rapporto rischio-rendimento 1 a 3, 1 a 4, mi dovrei aspettare da qui in poi da Stellantis un delta rialzista di 30 punti percentuali, e onestamente non ce lo vedo, o comunque okay, chiaro, chiarissimo, problematico, tutto qua. È una questione, ripeto, di equilibrio nelle fare le operazioni, non di opportunità o meno. Le opportunità le vedevo, le ho viste, ve le ho dichiarate, probabilmente sono stato un po' troppo attendista su Stellantis. Ok, no, chiarissimo.